Dalla Regione Lazio arrivano 7,5 milioni di euro per sostenere il terzo settore. È l'impegno della Giunta Zingaretti che questa mattina ha premiato i vincitori del bando Un taglio alla povertà. In tutto sono 76 i progetti vincitori. Si tratta soprattutto di associazioni che si occupano di sociale, fondazioni o istituti di assistenza sociale. 20 progetti riguardano Roma. Contro la povertà assoluta sono stati finanziati 32 progetti che prevedono interventi come mense sociali, distribuzione di pasti a domicilio e pacchi viveri. Tra i progetti finanziati ben 44 sono mirati ad aiutare disoccupati, cassa integrati, padri separati, donne sole, con figli piccoli, disabili e minori in situazioni di disagio. 76 microprogetti in tutto il Lazio per avere più attenzione a chi ha più bisogno in questo momento di non sentirsi solo, quindi abiti, mense, cibo, rivolgendosi a tutta quella soglia di povertà e cioè di persone che magari fino a un anno fa, due anni fa non avevano problemi e poi sono sprofondati nella povertà assoluta. Inizialmente avevamo stanziato per questa tipologia di bando 5 milioni, ma poi avendo ricevuto un gran numero di progetti, tutti molto buoni, accessibili e fruibili su tutto il territorio, abbiamo ritenuto importante e necessario aumentare il finanziamento e grazie all'amministrazione regionale siamo riusciti ad aumentare di ben 2 milioni e mezzo. In questo momento che lo sappiamo tutti, il Lazio si trova in una situazione economica molto molto delicata, fare un'azione del genere significa dare attenzione al territorio, ma e soprattutto a chi ha bisogno, reali necessità di bisogno in questo momento.